Una battaglia con le sue agende rosse, andando in giro per l'Italia a gridare, a chiedere giustizia e verità per la strage di suo fratello, che ha visto la morte di suo fratello Paolo e degli agenti della scorta, ma anche verità per l'altra strage, quella di Falcone, e quindi quella del 93, verità che ancora oggi ci vengono nascoste. E tuttavia siamo alla vigilia di un nuovo processo. Probabilmente nei prossimi giorni la procura di Caltanissetta tornerà a riaprire il processo sulla strage di Via D'Amelio. A Salvatore Borsellino volevo chiedere cosa significa questo per lui, che cosa vive sapendo che appunto viene provato che la verità non è stata quella che era conosciuta, non è la vera verità, quindi che siamo di fronte. Il dottor Ingroia parla spesso di porte che sono anticamere della verità, che devono essere ancora aperte, e quindi in contemporanea anche l'indagine l'inchiesta sulle trattative che sta portando avanti la procura di Palermo. Quindi volevo chiedere a Salvatore appunto che cosa significa questo particolare momento storico per lui e che cosa possiamo fare tutti quanti, e anche noi giornalisti, noi campagne di informazione, noi organi di informazione, per appoggiarlo in questa lotta. Buonasera, grazie a tutti di essere qui. Io questa sera devo dire che mi sento inadeguato perché ho vicino una persona come il magistrato, era magistrato, oggi avvocato, Posimato, che ha vissuto la storia del nostro paese in diretta, che ha partecipato alla maggior parte delle indagini sulla criminalità organizzata in Italia di tutti i tipi. Mi trovo vicino a delle altre persone che nelle forze dell'ordine combattono rischiando la vita direttamente giorno per giorno, e io sono soltanto un ingegnere che mi trovo qui perché è stato ucciso mio fratello, altrimenti forse io non sarei qui a parlare di legalità, di lotta alla criminalità organizzata, perché la mia scelta di vita era stata completamente diversa. Io, ripeto, sono soltanto un ingegnere e la mia scelta di vita non è stata quella di combattere la criminalità organizzata, è stata quella di fuggire. Questo è quello che ho fatto io sono fuggito da Palermo 40 anni fa, e facendo una scelta completamente diversa da quella che era la scelta di mio fratello. La scelta di mio fratello è quella che ho voluto far scrivere nella prima pagina di questa agenda rossa, con la quale non io, ma questi ragazzi che insieme a me conducono questa lotta, perché sono loro ad aver messo in piedi questo movimento, sono loro che sostengono in vita questo movimento, che si trovano in tutte le piazze d'Italia, su dovunque riescono, possono fare qualcosa per questa lotta. Io non sono il fondatore di questo movimento, questo movimento l'hanno fondato i ragazzi che sono venuti ai miei incontri e che hanno ascoltato il mio grido di ricerca di verità, di giustizia, e che hanno scelto di abbracciare questa lotta e di amplificare la mia voce, ridando loro con una voce più giovane e più forte della mia la loro voglia di verità e giustizia. E sono quegli stessi giovani che mi hanno fatto riacquistare la speranza, perché vedete, io non solo ho fatto una scelta di fuga e nient'altro che di fuga, perché questa è stata la scelta di mio fratello. C'è scritto nella prima pagina di questa agenda rossa, è uno dei pensieri più belli di Paolo. Dice: Palermo non mi piaceva, per questo imparai ad amarla, perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare. Anche a me Palermo non piaceva una città in cui
conoscevamo le strade con il nome delle persone che erano state ammazzate in quelle strade. Queste sono le strade di Palermo, la strada dove hanno ammazzato Don Alberto Dalla Chiesa, dove hanno ammazzato il giudice Chinnici, dove hanno ammazzato il capitano Basile, dove hanno ammazzato Aldo Cassarà, dove hanno ammazzato una di quella sequenza incredibile di componenti delle forze dell'ordine, dei magistrati, dei giornalisti, che uno dopo l'altro sono stati uccisi in quella che avrebbe dovuto essere una lotta corale dello Stato contro la criminalità organizzata, e che invece è una lotta che dallo Stato è stata delegata ad alcune, a pezzi dell'istituzione, ad alcuni uomini che quasi da soli hanno combattuto questa criminalità organizzata, che sono stati lasciati soli, come hanno lasciato solo il prefetto Dall'Alberto Dalla Chiesa, mandato a Palermo con la promessa dei pieni poteri, che poi è stato abbandonato, è stato quasi indicato alla vendetta di chi doveva eliminarlo. Doveva eliminarlo forse anche per conto di quello Stato che a Palermo l'aveva mandato perché facesse quello che aveva fatto contro il terrorismo. L'aveva debellato il terrorismo con l'Alberto Dalla Chiesa, però vedete, il terrorismo ammazzava anche i politici. La mafia con i politici invece fa patti, la mafia con i politici intavola trattative, la mafia con lo Stato intavola trattative. Questo, qui sta la differenza. E per questo, mentre per il terrorismo con l'Alberto Dalla Chiesa aveva avuto pieni poteri, e così era riuscito, con l'aiuto dei magistrati, con l'aiuto con la dedizione delle forze dell'ordine, a sconfiggerlo contro la mafia, no, perché la mafia con i politici non li uccide, la mafia i politici li uccide quando ritiene che non hanno rispettato i patti, come hanno fatto con Salvo Lima, dando un chiaro segnale di quello che sarebbe successo a chi non aveva rispettato in atti i patti. Chi stava più in alto di Salvo Lima? Qualcuno che si chiamava Andreotti, che stava per diventare Presidente della Repubblica, e che l'uccisione di Salvo Lima fece sì che si fermasse quell'ascesa. Pensate in che paese viviamo. Noi dobbiamo ringraziare la mafia se oggi Andreotti non è Presidente della Repubblica. Viviamo in un paese come questo. Perché se non avessero ucciso Salvo Lima, c'erano ormai in Parlamento i voti per far sì che Andreotti, un prescritto da una condanna per concorso con l'associazione mafiosa, oggi sarebbe Presidente della Repubblica, forse non lo sarebbe più perché il suo mandato sarebbe scaduto. Ecco, io, mio fratello è rimasto in quella città perché l'amava, anche io l'amavo, ma io sono fuggito perché in una città in cui avrei dovuto chiedere dei favori per trovare un lavoro, il mio lavoro da ingegnere per cui avevo studiato, ma in Sicilia non c'è lavoro, quel poco lavoro che c'è per ottenerlo bisogna chiedere dei favori a qualcuno, i diritti in Sicilia li dobbiamo elemosinare come dei favori. E io in una città come quella non potevo vivere, non potevo far nascere i miei figli, non potevo crescere i miei figli. E io non ho fatto nient'altro che scappare da una città in cui stavano distruggendo tutto. Sapete come si chiamava il mio paese, la valle che c'è attorno a Palermo? La chiamavano la Conca d'Oro. La Conca d'Oro perché ricordo quando con mio fratello, con Paolo, salivamo le rampe di Monte Pellegrino. È una tradizione dei palermitani salire il rampo di Monte Pellegrino per arrivare al santuario di Santa Rosalia, la protettrice di Palermo, per la protezione di cui abbiamo tanto bisogno. E voltandosi a guardare in basso, si vedeva una distesa sterminata di verde, piena in mezzo di pomi d'oro, di frutti dorati nella stagione in cui maturavano, di aranci, di limone, di mandarini. Quella era Palermo, ma la mia Palermo, così come tutto il sud, è stato abbandonato dallo Stato,
al controllo della criminalità organizzata, anche il controllo del territorio in quella regione del sud è stato lasciato alla criminalità organizzata. La mia città è divisa in mandamenti. Qui avete i consigli di zona che votate per i diversi, a cui eleggete i rappresentanti per i diversi consigli di zona della città. Tolentino non so, forse è una città piccola e quindi non ci sono, ma Milano è divisa in consigli di zona. A Palermo abbiamo i mandamenti, la zona di influenza in cui ogni parte della città è divisa sotto l'influenza di una famiglia mafiosa che in quel territorio dà quel lavoro che dà, se lavoro si può chiamare, è un lavoro che viene dato a pochi, è un lavoro non legale come viene dato a pochi, togliendolo a molti, perché la mafia ha impedito lo sviluppo economico della mia terra. E Palermo è stata distrutta, non solo la Conca d'Oro l'ha distrutto, perché alla mafia, alla criminalità organizzata, nulla interessa della bellezza, vogliono solo acquisire potere, acquisire denaro, e così non interessa l'ambiente, non interessa nulla, tutto è fonte per accumulare ricchezza. Non esiste più la Conca d'Oro, esiste una selva di cemento che c'è tutto a Palermo, quando io oggi con le mie agende rosse saliamo a Castello Treveggio per gridare, andando lì dove sicuramente c'era la centrale di controllo che è servita per la strage degli Anelli, forse non è stato a Castello Treveggio che è stato azionato il detonatore, forse è stato azionato da un palazzo vicino via D'Amelio, da cui si sovrasta via D'Amelio, forse da dietro il muretto di un fazzoletto di agrumeto che è rimasto a dividere le due parti di via D'Amelio, forse è stato azionato da lì, ma in Castello Treveggio sicuramente c'era il centro di controllo di quella strage, il centro di ascolto delle telefonate che segnalavano il percorso di Paolo Borsellino quando partì da Villa Grazia di Carini per arrivare in via D'Amelio a prendere mia madre per accompagnarla dal cardiologo, come doveva fare quel giorno. Era una domenica, ma il giorno prima non era potuto andare per il suo impegno di lavoro e doveva accompagnarla quel giorno. Telefonò a mia mamma per dirgli: mamma, preparati che sto per venirti a prendere. E dal Castello Treveggio ascoltavano, perché avevano intercettato la centralina telefonica, c'era stata fatta una derivazione. Scotto, il fratello di uno di quelli mandati all'ergastolo per la strage di D'Amelio, e che forse oggi un processo ti metterà in libertà perché un depistaggio ha fatto sì che in quel processo fossero condannate delle persone, mafiosi sì, ma non responsabili direttamente di quella strage. E dal centro, dal Castello Treveggio, ascoltavano la telefonata di Paolo, come ascoltavano poi le telefonate di quei cellulari che lungo tutto il percorso che da Villa Grazia dei Carini arriva a Palermo segnalavano il punto dove era arrivata la macchina di Paolo e la macchina dei ragazzi della sua scorta, per segnalare di quanto si era avvicinato e quanto mancava ancora al loro appuntamento con la morte. A loro, perché insieme con Paolo sono morti dei ragazzi che io, vedi, prima Ferdinando, tu prima hai chiamato eroi Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, io questa parola non posso più adoperarla, stanno cambiando anche il significato delle nostre parole.